Gli attacchi che oggi subisce la famiglia, la Vergine Maria, il compito dei giovani nel mondo, l'ascolto di Dio oltre le tentazioni e la Chiesa che si rinnova nei secoli attraverso la santità. Sono stati i temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e i partecipanti al pellegrinaggio della famiglia di Schoenstatt sabato 25 ottobre in Aula Paolo VI. Ai numerosi membri del movimento cattolico, nato in Germania e oggi diffuso in tutto il mondo e convenuti a Roma in occasione della celebrazione del primo centenario di fondazione, il pontefice ha parlato di famiglia sulla scia della recente sinodo straordinario, sottolineando che oggi il matrimonio e la famiglia sono sotto attacco e che non si può ridurre il sacramento del matrimonio ad un rito sociale. Ci si sposa per sempre, ha aggiunto, anche se oggi nel mondo prevale una cultura del provvisorio che tende a distruggere i vincoli e a generare solitudine. Questo che ustedes están proponiendo no es matrimonio. Quello che stanno proponendo non è un matrimonio, è un'associazione, ma non è un matrimonio. È necessario dire cose molto chiare e questo dobbiamo dirlo. La pastorale aiuta, ma solamente in questo è necessario che sia corpo a corpo. Quindi accompagnare, e questo significa anche perdere il tempo. Il grande maestro del perdere il tempo è Gesù. Ha perso il tempo accompagnando per far maturare la coscienza, per curare le ferite, per insegnare. Accompagnare è fare un cammino insieme. Insegnar. Accompagnar è hacer camino juntos. In un dialogo spontaneo, dipanatosi attraverso 5 domande, Papa Francesco ha poi ricordato che la Chiesa cresce per attrazione attraverso la testimonianza e che un cristiano non può essere orfano perché ha una madre, Maria, a cui può sempre rivolgersi. Oggi sono tante le tentazioni lungo il cammino, ecco perché è fondamentale essere sempre centrati su Gesù e sul suo esempio, uscendo verso le periferie, promuovendo una cultura dell'incontro e rinnovando sempre il proprio cuore. Rinnovare l'Iglesia. Rinnovare la Chiesa non è fare un cambiamento qui, un cambiamento lì. Bisogna farlo perché la vita sempre cambia e quindi è necessario adattarsi. Però questo non è il rinnovamento. Anche qui, fra il pubblico, mentre lo dicevo, bisogna rinnovare la curia. Si sta rinnovando la curia, la Banca Vaticana è necessario rinnovarla. Tutti questi sono rinnovamenti esterni. Questo è quello che dicono quotidianamente. È curioso, nessuno parla del rinnovamento del cuore. Non capisce niente di quello che è il rinnovamento del cuore, che è la santità, rinnovando il cuore di ognuno. Che la santità, rinnovare il cuore di cada uno.